tutti, bentornati su Città di Emergenza. Io sono Giuseppe Ciccomascolo alias Cico e questa è la playlist Educare con leggerezza estate. Spero che qualcuno di voi sia andato a trovare il signor Giancarlo Galli presso il suo rifugio degli animali felici a Brissago Valtravaglia. Questa settimana vi porterò in un posto completamente diverso in cui bisognerà camminare un pochino. Infatti, il titolo della puntata di oggi è Passeggiando sul lago di Camplicioli. O Camplicioli. E questa escursione l'ho fatta con Loca e anche in questa escursione abbiamo portato su un gruppo di adolescenti un po' più grandi di quelli di settimana scorsa in questo lago bellissimo. Per arrivare al lago di Camplicioli occorre innanzitutto arrivare al lago d'Antrona, che si trova nell'omonimo paese nella zona dell'Alto Verbano. E qui si lascia la macchina e in realtà se uno non ha voglia di camminare può tranquillamente stare nei pressi del lago d'Antrona, c'è una passeggiata che ci gira intorno e comunque resta una bellissima giornata. Se invece qualcuno vuole provare a sperimentare una camminata non eccessivamente impegnativa ma sicuramente molto soddisfacente, può recarsi appunto al lago di Camplicioli. Per arrivare al lago di Camplicioli occorre camminare per circa un'ora a passo buono dal lago appunto di Antrona. Il lago di Camplicioli è un lago artificiale che è stato creato nel 1924 sbarrando il torrente Troncone con una diga. Quindi nel momento in cui arrivi al lago la prima cosa che ti colpisce è la diga, che tra l'altro si vede già dal basso. Per arrivare al lago di Camplicioli ci sono due possibilità: si può prendere una strada asfaltata che appunto si arrampica fino al lago stesso, che però appunto non può essere percorsa con le macchine perché è sbarrata. Oppure costeggiando il lago di Antrona, a un certo punto si svolta a sinistra e si inizia a salire. La salita è abbastanza impegnativa, sono 300 metri di dislivello, quindi praticamente è un'ora di camminata quasi esclusivamente in salita. Il percorso è un percorso prevalentemente all'ombra, ombreggiato, che salendo dà come dire, la possibilità di avere una visuale bellissima sul lago di Antrona e sulle montagne del Verbano. Come dire, attraversando il bosco si ha proprio la percezione di essere un ambiente alpino vero e proprio. Quando si arriva praticamente a ridosso della diga dove c'è appunto il lago di Camplicioli, lì si apre una visuale bellissima. La diga si può attraversare tranquillamente a piedi, quindi si attraversa tutta la diga che è abbastanza Si lunga. gode di una vista fantastica sia verso Antrona, quindi si vede il lago e è anche bello vedere da dove si è partiti, sia verso il lago stesso, il lago di Campiccioli, che può in qualche modo essere anche questo costeggiato attraverso due vie o passando per una sorta di antica miniera, quindi anziché attraversare la diga si continua a salire a sinistra e si prendono dei binari, lì si prosegue per un'altra oretta abbondante per arrivare in un punto dove ci sono delle pozze in cui è possibile farsi il bagno. Oppure, se non si ha voglia di camminare ancora così tanto, si attraversa la diga e seguendo la diga si passa vicino a una centrale idroelettrica e più avanti ci sono dei pratoni che costeggiano il lago in cui è possibile fermarsi e mangiare. La visuale è estremamente suggestiva, il posto è molto suggestivo, molto bello. Il fine settimana mi dicono che è molto frequentato, quindi se ci andate vi consiglio di andare in settimana. E sicuramente per adolescenti e preadolescenti è una gita molto indicata perché sicuramente sia io che Loca abbiamo notato che all'inizio la voglia di camminare, soprattutto di camminare in salita, di solito per adolescenti e preadolescenti non è che è tanta. Invece la cosa bella è che durante la salita si accorgono, un po' come è successo per Monteviasco, che facendo fatica però guadagnano terreno. Guadagnando terreno si accorgono che più salgono, più vanno a vedere cose belle e nel momento in cui arrivano in alto è bello fargli vedere da dove si è partiti e fargli vedere la bellezza di uno spazio alpino assolutamente suggestivo. È un percorso che noi abbiamo fatto con dei preadolescenti per niente allenati, ma che possono fare tranquillamente anche bambini del secondo ciclo della primaria con tranquillità, prendendosi i tempi giusti, però non è una gita impegnativissima dal punto di vista della fatica, magari anziché metterci un'ora ce ne mettete un'ora e mezza. Fatemi sapere se ci andate e se ci andate fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi ringrazio, ci vediamo sempre qui su Uscita di Emergenza tra una settimana con la playlist Educare con leggerezza estate e vi ricordo che sarà dura, ma condividere esperienze
all'aperto aiuta a stare meglio, e che se non ci ascoltate non siete nessuno. Ciao!